prima di iniziare questa puntata, oggi, che sarà ricchissima, se ieri avevo una colonna, oggi ho due colonne di domande e roba Io da... bevo intanto, eh. Sì, fai bene, poi ci facciamo un brindisi insieme. La domenica è diventata un giorno pieno di cose da vedere, per fortuna. Ho appena finito di vedere la diretta dei ragazzi delle Sdap. Ali, Marco Rizzi e compagni, che salutiamo e ringraziamo, è stata Dai, molto eh. interessante. Bravi, ma soprattutto il DJ set del nostro amico Fabrizio Beethoven, che ha spaccato tutto quanto da Facebook Grande. come al suo solito. Quindi, ragazzi, questo è importante in questo momento. Seguiteci, seguite le Sdap, seguite tutti quanti, Fabrizio, Drag Fashion, tutti quelli che fanno dirette, Stefanino, perché almeno ci facciamo compagnia e parliamo tutti quanti Purtroppo le insieme. chiese sono chiuse, è un grosso problema. Eh sì, certo. Se no saremmo stati tutti in chiesa, vero? Esatto. Sì, certo. Allora, faccio un intro per chi non lo conoscesse. Andrea Piantone, membro di Ginnica dal giorno zero, mio amico da, non so, tanti anni, neanche ricordo da Tantissimi. quanto. Mi sa che c'avevo ancora i capelli. Sì, io non c'avevo i peli bianchi, quindi sì, parliamo di tanti anni fa. E quindi intanto guarda, per sancire questa amicizia insieme a tutti gli amici che ci seguono, come ogni giorno, un brindisi a Un noi. brindisi, dai. Bravo, Icnusa, bene. Ah, ok, buono, buono. Allora, Andre, iniziamo con tutti così, quindi anche per te stessa domanda di rito. Stai lavorando in questo periodo? Guarda, io sì, vabbè, mo, lunedì e martedì me l'hanno dato vedere perché vabbè, io lavoro in sala operatoria come infermiere sala, quindi diciamo non stiamo in prima linea, però stiamo in seconda perché comunque dobbiamo mantenere gli interventi d'urgenza, gli interventi più gravi, quindi comunque il contatto col malato c'è perché comunque pochi, ma gli interventi ne facciamo. E in generale in clinica la gente gira. Ovviamente adesso è così, la suora ha anticipato che il periodo potrebbe essere peggiore perché la clinica privata è come un'azienda. Se non c'è il cliente, non c'è il paziente, non si, purtroppo pare brutto dirlo, ma non si fattura. Quindi da una parte non si salvano le vite e dall'altra non si fattura e quindi ne consegue un po' tutto quello che è normale in un'azienda. E quindi vedremo giorno per giorno. E quindi Bene. piano piano, piano andiamo avanti. Bene, bene. Beh, non so se, come diciamo pure con Cristiano qualche giorno fa, se sei tra i fortunati o gli sfortunati che sta Ma lavorando. io sfortunato perché comunque il lavoro che faccio mi piace, quindi andare al lavoro mi piace, sta a casa così mi sento morire. Certo, Il tempo mi certo. passa e comunque quello che faccio mi piace, quindi per me è un po' una privazione, però vabbè, il momento è questo, lo accettiamo e vediamo che succede. Teniamo duro. Tra l'altro il Giama ci ricorda, che lo salutiamo, che è un tuo collega, perché anche lui lavora in sala, a quanto ha scritto, quindi Così, ma sì, me l'aveva detto, me l'aveva detto. suppongo che anche lui Aspetta, stia io mi devo mettere la lavorando. giacca perché fa un discreto caldo. Un caldo di Cristo. Cazzo di Cristo, esatto. Tanto stavo a casa. Apro un attimo la finestra. C'hai Ok. le caldane, Eh Pianta? sì, no, no, beh, forse perché oggi fa abbastanza caldo. Sì. Senti, Eccoci. Bene. abbiamo tantissime cose oggi da dirci, da Eh sì, io un raccontare. po' di Sì, cose le mostrerò. immagino. Te, come anche con Andrea De Luca, dobbiamo fare altre 75 puntate per Vabbè, farvele oggi un po' di tutto cose le tiro fuori. quanto. Senti, vabbè, guarda, diciamo che per iniziare, la cosa migliore sarebbe parlare del tuo rapporto con il Giappone e con Hiroshi Fujiwara. Ok, bene, allora faccio una premessa velocissima. Io sono figlio degli anni 80, quindi nasco in quel periodo, quindi le varie culture paninari le ho vissute andando avanti così negli anni 90, quindi l'amore per le sneaker, per i vestiti, per l'approccio alla curiosità, alla ricerca, ce l'ho sempre avuto.
più superficiale in un'epoca, più conscious in un'altra, e bene o male le varie sottoculture me le sono fatte tutte. E quindi in generale nasco con questo background di ricerca. Però secondo me la svolta vera è quando è stato, che come dicevo Andrea De Luca, secondo me aver avuto la curiosità, aver avuto persone accanto a te che ti stimolavano, aver avuto la possibilità di viaggiare, e ha fatto tanto. E per me ha fatto tanto perché nelle due estati, 98 e 99, sono potuto stare in America, San Diego, San Francisco, college, bla bla bla, e lì la mia folgorazione per i giapani. Cioè, li vedevo super fighi, già presentavano jeans con mega risvolto alla Maestro, New Balance, e capivo che quella sarebbe stata la mia via. Ho sempre fatto ricerca, che ne so, comunque anni 90, sempre cercato di vestirmi. Diciamo, usiamo sta parola alternativo, però vabbè, in generale un po' fuori il mass market, quindi cercavo sempre brand un po' più di nicchia. Però dopo quello ho avuto proprio la folgorazione per il Giappone, in generale per le giapponesate, come le chiamo io, e per lui che rappresenta il fulcro di tutto, ovvero Hiroshi Fujiwara, anche detto da me il maestro. E quindi niente, io vi racconterò un po' di cose legate anche ai viaggi, ai negozi a Roma, al periodo romano, che secondo me lo definisco un piccolo Urarajuku, cioè un po' un Harajuku nascosto. È stato un periodo bello, come hanno detto anche Andrea e Cristiano, non faccio il nostalgico, è soltanto perché avendoci più anni ho potuto vivere un periodo diverso. Quindi né più bello né più brutto, diverso. Quindi voglio subito chiarire questa cosa. Non è per me lo sneaker game, faccio sta parentesi veloce, non è una gara, non è una lotta, è un hobby, una passione, perché non mi definisco manco collezionista, perché me le sono quasi sempre messe tutte le scarpe fino a rovinarle. In generale mi è sempre piaciuto. E quindi ringrazio questo mondo e questa cultura che mi ha dato la possibilità di conoscere tante cose, e saluto tutti e di conoscere tante tante belle persone, perché comunque con tante amici del cuore, in generale con tante ci sono state bei momenti di vita, perché poi io lego tutto, le scarpe in generale, l'abbigliamento a dei bei ricordi. Beh, E questo è quindi fondamentale. cioè, per me è il ricordarmi che una scarpa l'ho presa con quella persona, o che siamo stati in negozio con quell'altra, e che ho conosciuto tramite lo scritto, la sneaker culture, delle persone che fanno parte del mio cuore, mi fa solo che piacere. Quindi niente, allora io inizio veloce dicendo che in generale il fatto dei viaggi mi hanno portato a conoscere, che ne so, tante realtà, scopri le prime riviste, scopri le prime scarpe, e soprattutto ho avuto la fortuna di saper scrivere bene, e quindi il fatto di essere stato parte del blog romano Provider Me, che si chiama il grande Vito Castellano, che saluto e ci darò spesso, Grande è Vito, stato. che tra l'altro non ti nascondo che mi ha supportato dall'inizio, oltre al team di Ginnica, per questa avventura delle dirette, con il quale abbiamo buttato giù a quattro mani le domande di oggi. Quindi è stato bello, perché Roma viveva con questo blog, c'era Fresh and Good a Milano, c'era Frizzi Frizzi, in generale eravamo noi, e quindi la possibilità di conoscere già i blog, perché fondamentalmente all'inizio era un copia e incolla da Ibista, Snobody, poi Freshness Mag e via via tutti gli altri, era quello. Però facendo quello tu sapevi quello che succedeva sia in Italia sia all'estero, e in generale ancora prima, però c'era il fatto di spulciare nei negozi, ti sedevi, parlavi. Questo un po' l'abbiamo sempre detto. Vabbè, vado veloce. Londra, Carlo Gruber, Sneaker Freaker, il mio primo Sneaker Freaker, la Sesta, grande magazine di Simon Wood,
secondo me rappresenta abbastanza una Bibbia, perché su questo trovavi tante tante cose. Grande collabo Adidas per Carlo Gruber, austriaco, in quel periodo molto molto bello. Si andava a Londra, si ballava al Fabric e dopo si faceva shopping. Questa è una delle prime scarpe che ci hai prestato per l'Expo del primo Ginnica. Sì, scarpa col calzino, il velcro, per cui sto in fissa, mi piace veramente tanto. Posso farti vedere poi Berlino, New Balance, sì scusa, New Balance, Puma, Clyde, Fermita, 500 esemplari, quel giorno da Soulbox non c'era nessuno. Sono entrato, me la so provato, ho goduto come un pazzo, perché la cercavo, la conoscevo e la volevo. Quel giorno la Soulbox, la Dunk Stopeago, purtroppo aveva finito il numero. E andando avanti, ci stanno tante scarpe che te vorrei far vedere, e che ne so, te vorrei iniziare con un brand che mi piace un botto, a cui sono legato, è New Balance. Ah, allora, la premessa, Andre, ieri abbiamo introdotto al volo questa cosa di New Balance, vi avevamo promesso che avremmo parlato nelle prossime dirette del brand americano che abbiamo sia te che io molto a cuore, ed ecco qui l'occasione per raccontare qualcosa di veramente figo. Eppure qua c'ho degli aneddoti. In generale, questa è una scarpa a cui io sono legato da morire, perché è bellissima. Allora, questa è la 1007 del pack Atmos versus Midas Sneakers. Ce ne sono quattro, sono due per Atmos, questa è una rosa, e due per Midas Sneakers, una che è blu e un'altra grigia, bellissime. L'aneddoto è che io nel 2008 vado in Giappone, tutto fomentato, dovevo trovare sto Midas Sneakers che prima non era come adesso. Arrivo, bueno, tutto quanto, giro dentro un mercato, faccio, ma dove cazzo sta questo Midas Sneakers? Chiedo, mi giro, mi fa, questo è Midas Sneakers? Mi giro, vedo una bancarella, dico, questa va a Valmerai. E invece è bellissimo, le trovo là, le compro, e poi al ragazzo dell'A gli dico, ma il negozio lo sta? Mi accompagna il negozio, vado dentro il negozio. Vabbè, un'emozione grandissima, ci stanno pure delle foto di quell'epoca. Quindi grande grande scarpa. Poi ti voglio far vedere una scarpa che dà un po' inizio al concetto di collabo. Allora, questa è la 580, perché poi te faccio vedere anche altre veloci, però questa te la voglio parlare al volo, perché allora la 580, questa è quella per l'anniversario di New Balance per Midas Sneakers per Real Medetic, che è un brand giapponese. Te l'ho fatta vedere, a parte la bellezza, ma perché questo? Perché la 580 prima era solo per il mercato giapponese, nasce nel 96. Cosa succede? I giapponesi all'inizio storcono un po' il naso, poi se ne innamorano. Però la cosa bella e particolare di questa scarpa era che prima non c'erano le collaborazioni, quindi soltanto nei negozi se facevano dei special make-up, come si chiamano in termine, giustamente, però non potevano lavorare sia sui materiali sia sui colori, e quindi rimanevano abbastanza qualcosa di inutile. Però cosa succede? Nel 99 Nike Japan consente a Kuni e a quello di Real Medetic di fare la prima collaborazione ufficiale. Quindi New Balance, Real Medetic e Mite, la prima collaborazione ufficiale di questa scarpa, che è la 580, che poi nasce da una Medinusa 585. E quindi da là partono tutte le altre collabo che sono fondamentali. Però quella scarpa dà l'apripista a Nike Japan. E poi nel 2007, vabbè, la 580 riesce a scavallare il territorio giapponese. Un'altra super chicca giapana, New Balance sempre 580, questa è la Triple Treat Fuchsia, New Balance, Stussy, Undefeated, come si può vedere da qua, e Real Medetic. Grande, grande scarpa,
super colorata, perché questa comunque iniziamo già a far parte del periodo. Andrea, falla vedere bene di lato, per favore. Mettila di lato. Purtroppo è un po' Carlo Cracco, è un po' craccata perché l'ho a grande scopa. Questo poi faceva parte di un pack che erano 3 o 4 i colori, se non mi ricordo male. Sì, queste no, erano 3 perché era il triple treat. Triple treat, bravo, era la pestola terza, quella verde. Sì. Quindi proprio grande... Questa dove l'hai presa? Questa me la sono presa dal Giappone. Dal Giappone. Io pensa, questa l'ha presa da 1-3, la mia, questa qua. Che rimase lì per una vita e ancora mi ricordo che la pagai circa 300 euro, e a quel tempo qualcuno mi disse: ma 300 euro per le scarpe, per sta scarpa? In quel momento non è che ci stava tutta st'enfasi. Io ti ripeto, io ero quello, ma tu sei quello con le scarpe strane, anzi tu sei quello con le scarpe pazze, vabbè, però lasciamo stare, tanto non ci interessa. Comunque è un brand a cui sono legato tanto. Possiamo dire una cosa, Piant? Sei d'accordo con me che vabbè, tu hai raccontato l'aneddoto della 580 che è interessantissimo, ovviamente, ma possiamo affermare che diciamo oggi ci sono nuovi designer, Aime Leon Dor, Ronnie Fick, che ha fatto un lavoro pazzesco con New Balance, ma sì, onestamente quello che ha fatto Mita e Mad Hectic per New Balance, non solo in Giappone, ma secondo me nel mondo, non ha precedenti. Cioè, fare una collaborazione a quattro mani con dei colossi su una scarpa come è stata questa qui, e parliamo di Stussy and the Fitted, che in quel tempo erano lanciatissimi, è stata un'innovazione totale per il mondo intero, no? Beh, sì, perché comunque adesso, perché ci stanno 10 collab al giorno, prima il mercato era molto più stitico e in generale comunque è sempre stato poi un prodotto super giapano, perché non potendo arrivare nei confini italiani, europei e americani, comunque loro questa roba l'hanno sempre adorata. Però il concetto di fare una collab a 3 a 4 mani così importanti è stato precursore di tutto un pochino, se vogliamo. Sicuramente, Per New Balance parlo, ovviamente. Sì, no, beh, ma infatti, guarda, io ti dico una cosa, non c'ho la scarpa preferita, non c'ho il brand preferito, c'ho le scarpe in generale, però New Balance è secondo me uno di quelli che ha fatto tanto, sia come performance, però anche come stile, giapanità, secondo me ci ha regalato tanto. Sì. Ti saluta Stefanino, dice che sei un bel ragazzo. Ciao Stefanino. Grazie. Non mi tolgo Che è un il altro dei cappello ragazzi perché... da seguire insieme a noi, le Sdap e Fabrizio con le dirette, che ci stiamo divertendo questi giorni. Andre, che cosa c'hai ancora? Guarda, di New Balance vi faccio vedere. Vabbè, questa sono legato perché Mark Hong Sabotage, che me l'ha fatto il suo tag dietro. Questa è sempre con Mita Sneaker, perché come tu sai, Sabo dei Gekkuni sono veramente amici per la pelle, e lo fa vedere anche questo simbolo su questa scarpa, ce l'hanno messo loro, parlano che questo logo vuol dire, perché sai il simbolo dei Mita Sneaker è la rete, no? E questo è una pinza che serve per aggiustare la rete, però secondo me sotto sotto vuol dire: la rete si può spezzare con una pinza, ma un'amicizia del genere non si spezza mai. Questo me l'ha pure confermato Sabotage, che ha detto che loro sono veramente tanto amici. Un'altra scarpa a cui tengo tanto, proprio ritornando al concetto di Sneaker Freaker, la Skippy 8,50, bellissima. Su questo l'aneddoto figo è che era che in quel periodo, faccio vedere, in quel periodo c'erano tanti canguri. All'altro lato, Andre, quell'altro, bravo. Pure questa purtroppo è rovinata, ma io le metto. E c'erano tanti canguri che andavano abbattuti perché stavano veramente creando il panico, andavano dentro gli aeroporti, facevano il panico, e questa è pelle di canguro, quindi non me ne vogliono gli animalisti, però siamo fatti così, facciamo del bene con altre cose, va bene? Comunque, grande, grande.
balance. Senti, dove l'hai presa quella? Questa l'ho presa da Beaverton. Ma dai, pensa. Vabbè, ricordiamo, Beaverton è stato il mio negozio del cuore, ci ha accolto tutti quanti. Insomma, sono state le prime belle bombe a mano che arrivavano in store. Quel divano ci ha visto partecipi, ne parlavo ieri con Vito, quando su quel divano se guardavamo le scarpe del maestro con quel logo piccolo di Nike, diciamo che palle, manco un fulminetto il maestro. Quanto è stitico quel periodo? Quanto cazzo sei stitico? Allora, Andrea, aspetta un attimo, ti interrompo, perché con questa risposta, non volendo, mi hai anticipato su una cosa che era la domanda, tra virgolette, a sorpresa che ti avrei fatto tra un po'. Faccio solo un passo indietro per tornare un attimino al discorso New Balance, poi magari cambiamo direzione un attimo. Hai fatto vedere un sacco di bella roba. Io ho citato Ronnie prima, perché lo ritengo un personaggio che ha dato molto sia nel brand ASICS e soprattutto nel brand New Balance che io ho a cuore. Non sarà una delle scarpe più blasonate di Ronnie tra quelle che ho e quelle che ha fatto, ma la Black Friday che rilasciò 4-5 anni fa ce l'ho molto a cuore, perché a parte che di materiali questa 998 è incredibile, ma ricorda vagamente appunto nella fattura e nella qualità il Super Team 33, che tu ricorderai era un progetto altissimo. E poi, per chiudere questo discorso sulla roba asiatica, ho avuto la fortuna di prendere in Giappone questa scarpa qui. Questa scarpa qui è sempre una collabo a due, a tre, tra New Balance, Mita e Frat, che era un collettivo di Tokyo, Glow in the Dark con la suola ricamata, ed è anche questa una delle scarpe che io ho più a cuore, sia perché l'ho presa in un viaggio importante, sia perché era una cosa introvabile qui in Roma, oltre alla bellezza della scarpa. Allora, tornando a quello che hai appena detto, no? L'abbiamo anche nominato con Andreone questo discorso, che a un certo punto il maestro Hiroshi metteva due cazzate sulle scarpe neutre, basicamente non inventava nulla. Però giustamente questo simbolo che lui metteva sulle scarpe, che sia stata la Kurt, la Dennis, quella che farai vedere tra poco, era un po' il suo marchio di fabbrica, no? Quindi il suo fulminetto, quello che tanto sì, c'è la filosofia, dell'Essis More, e comunque la sua approvazione su un prodotto dove lui bastava che mettesse solamente il logo e ok, sì, Hiroshi l'ha approvata. Tu sei d'accordo con questa cosa o... Vabbè, sì, fondamentalmente lui da sempre, cioè per i giapponesi e per chi ama, è stato Dio, quindi bene o male gli abbiamo sempre concesso tutto e abbiamo sempre perdonato tutto, pure quando era stitico e ci faceva rosicà, comunque gli vogliamo bene, almeno io, perché è grazie a lui che mi so appassionato. E grazie a lui vi presento questa scarpa e la leggo, un ricordo bellissimo. Questa è la Footscape, scarpa che lui ama. In un'intervista lui dice: adoro questa scarpa
tappa perché ha la pianta larga, ha il puntale rotondo, tomaglia asimmetrica, e quindi ha detto ci voglio mettere le mani sopra. Ha fatto quattro colori, quattro colorway, ci ha messo il fulminetto, bellissima. Però l'aneddoto più bello legato a questa, perché quel giorno che l'ho presa ho conosciuto il mio grandissimo, grandissimo amico Vito Castellano. Ci parlavamo già, eravamo maiissimi, ci parlavamo nei blog, perché pure lui scriveva per Provate il Mag, Provate il Talk. Però questo è il giorno che ha sancito l'inizio di questa grande amicizia. Lui è anche il mio padrino di battesimo, quindi per me questa ha un valore manco per 20.000 inestimabile. Inestimabile, grande, grande maestro e grande Vito Castellano. Presa dove? Questa senza mezza. Oh, sempre da Beaverton. Ragazzi, quel periodo è stato bellissimo. È bellissimo. Stato veramente, veramente bello. Veramente bello. Guarda, voglio mostrarti, poi ritorno a bomba sul maestro, però questo aneddoto te lo voglio dire perché mi fa piacere. Allora, Adidas Airac 2007, presa a Barcellona da Limited Edition. Come ti ho detto prima, blog, lo sapevo che stava là, bla bla bla, perché seguivo tutto. Cosa succede? Vado a Barcellona, entro da Limited Edition, la cerco, dico ma dov'è? Dov'è? Non la trovo. Vado dal proprietario, gli faccio ma sta Airac, ma no, oltre che casa tua, mo vediamo. Gli ho detto guarda, dai, lo so che ce l'ha, cioè l'ho visto sul sito, ma questa costa un botto. E quindi qual è il problema? Mi porti il 42 e mezzo? Lui si è fomentato perché ha detto cazzo, questo la conosce, è arrivato, mi ha detto sono del 25. Qual è il problema? Cioè, io la volevo perché questa è una di quelle che io le reputo una delle scarpe mie più belle che c'ho. E la cosa più bella è che in quello stesso periodo usciva Sneaker Freaker edizione 0 in spagnolo. Questa è la prima edizione di Sneaker Freaker in spagnolo. E la cosa che lui si è fomentato a palla, lui è Angel, e lui mi ha detto: no, vabbè, sono felice che ce l'hai, perché quando dentro Sneaker Freaker ci stavano ogni anno, c'era The Best of, questa è la mejor della mejor. Lui si è fomentato perché secondo lui la mejor del 2007 era proprio questa, e quindi lui si è fomentato a palla che io stavo in fissa questa roba, e quindi niente, è stata una storia bellissima, molto molto bella. Tra l'altro io ti rispondo ovviamente a tema. Ecco, scopa un'altra volta, ma se scopavo duro, scopavo fortissimo, pianta io e te. Questa è la 2008, anche per me, io purtroppo non ho avuto la fortuna di riuscire a prendere la 2007. Ho preso la 2008 che ritengo altrettanto bella, collettivo Airac, progetto tra l'altro spaziale, perché parliamo Hanno fatto pure la maglietta bellissima. Sì, ma insomma, poi parliamo di un collettivo di rider newyorkese che è iniziato nel 95-97 circa, ma 40-50 rider, e tra l'altro il massimo della loro filosofia è in un aneddoto è espresso dall'appunto shoplifting is not a crime, ossia il taccheggio non è un crimine, perché loro appunto erano proletari, gente, ragazzi di strada, di popolo, e taccheggiavano nei negozi quello che potevano, nelle mall, ed è bellissimo perché secondo me rappresenta proprio
il concetto seminale dell'urban e dello streetwear, esatto. Cioè un ragazzo di strada che si barcamena come può, però gli piace anche avere la felpa che poteva essere al floor piuttosto che la scarpa. Quindi breve aneddoto su anche la mia stessa passione per questo progetto. Io godo a sentire queste cose. E guarda, te faccio vedere, poi ti ripeto, torno a bomba dal maestro, te ne faccio vedere due o tre in successione a cui sono legato tanto. Clark Wallaby Futura, presa a Londra da Shu, che è tipo spettacolare, è tipo Bata. Io sono andato quando l'ho vista, vabbè, non ci ho capito più niente, perché roba pazzesca. Quello che anno era, Andre? Questo era o 2008 o 2009. Poi questa purtroppo l'ho distrutta, questa presa su Enon, è la Gelite Speed Parra per Patta per il quinto anniversario di Patta. Bellissima questa, c'avevo pure lo zaino, che mi hanno inculato i zingari a Lanciani in macchina. Non me lo scordo mai lo zaino, c'aveva la roba della palestra, sono andato all'edificio a ballare. Sono tornato, macchina sfondata come la scarpa, però molto bella. Cioè, quindi a Roma c'è uno zingarello che gira con la porta. Con lo zaino di Patta. Se vedete uno zingaro schiloso, me l'ha inculata. Questa, baby, no, schifoso, baby. Stiloso, ragazzi, mi raccomando. Esatto, zingaro stiloso, t'accoltello. Questa è legata sempre al fatto, come ti dicevo, che in generale leggo tante scarpe anche alle persone. Saluto Genuine, questa me l'ha venduta, ma è come se me l'avesse praticamente regalata. Grande Apesta, Genuine, lo salutiamo. E Apesta, Beppe Stussi, Survival of the Fittest, bellissima, bellissima, bellissima. Queste erano due colori, la grigia. Queste erano due colori, verde e grigio. Esattamente, vado veloce. Vabbè, io al brand Clot sono legato tanto, purtroppo la Kiss of the Dead prima o poi sarà mia, però di scarpette di Clot ce l'ho, questa me la so presa direttamente da Juice, Vans per Clot, Trebesman Pack. Avvicina la telecamera il tallone di quella scarpa, fallo vedere, perché questo è tutto quanto ricamato, se non mi tutto fatto male. A mano, perché la collezione era il Trebesman Pack, cioè roba ancestrale, tribù, dove sta pure, vedi, sulla linguetta. Sì. Poi Converse number 9 Takahiro Miyashita, che adesso è De Solois, però sempre, vedi, allacciatura laterale molto molto bella. E Zozo Town Adidas, bellissima, perché se sai che vuol dire Zozo Town, capisci che vuol dire quando esce una scarpa per Zozo Town. Mille materiali, bel lavoro, e avere una scarpa che rappresenta uno degli online store giapponesi più belli è una figata. Del maestro, poi passeremo alla roba, le magliette, tutto quanto. È Dunk Polka Dot, che ci sta anche nera, questa molto bella col simbolo del maestro. E poi vabbè, la Dunk Michigan, perché rappresenta secondo me il maestro. Io gli ho messo il laccio viola. Bravo. Così lo emulo, perché sono un frociaccio. No, ma anche perché tu, diciamolo a tutti quanti, hai dei parenti ad Okinawa, no? Beh, sì, dall'occhio a mandorla se posso capire che è proprio italiano, non sono. Per metà giapponese, certo. Per metà sono giapponese. Allora, guarda, ti faccio vedere l'ultima scarpa. Andre, quando hai tirato fuori la Polka Dot, all'altro, allora faccio vedere la scarpa, poi ti dico questa cosa che mi è venuta in mente.
No, volevi far vedere un'altra scala anche prima che ti Guarda, interrompessi. al volo, sempre salutando Sabotage, questa è veramente una super collabo perché è tutta customizzata col mio nome, Piant e Sabotage. Questa è stata una collaborazione che è uscita soltanto in Giappone e a Singapore, me la sono fatta ordinare da lui. Questa è sempre per Mita Sneaker e Sabotage, suo Tiger Camo. E la cosa bella è che questo si chiama First Contact perché è il primo contatto dei Sabotage quando è andato in Giappone. Bellissima la soletta interna. Vabbè, queste Super. sono le pippe mie giapponesi. Vabbè, salutiamo Mark che vabbè, tu porti un suo disegno sulla pelle Sulla addirittura. gamba, esatto. E per noi di Ginnica, tutto il team, compreso te, rappresenta l'inizio di un'epoca perché è stata la prima guest importante che abbiamo portato, a cui siamo molto legati. Abbiamo anche riportato una seconda volta, poi parleremo di lui magari nelle prossime Io mi dirette. sono Salutiamo. abbastanza sì, sbrodolato. Sì, salutiamo Mark. Allora, senti Andre, hai fatto vedere la dunk del maestro. Yes, poi c'è da oggi Io contro un'altra bomba, un'altra dunk, questa per citare un altro mio grandissimo amico. La dunk del maestro, la Polkadot, la riuscii a prendere ad un prezzo imbarazzante, durante un viaggio in cui stavamo insieme. Eravamo con tutto il team di Ginnica a Berlino. Esatto. È stato forse una delle esperienze più belle, insieme alla California della mia intera vita. In quel giorno io mi ricordo un gruppo d'amici, team, posse, quello che dir si voglia, tutti dentro a Poz Boutique per due Fuori di ore, testa, fuori di tre testa. ore. Siamo impazzite, tipo delle checche proprio fuori di testa. E sono uscite fuori tantissime cose, tra cui le Polkadot che io presi, se non mi ricordo male, a 10 o 12 euro, una cazzata, proprio più tante altre cose che pure quelle faremo vedere. Ma c'è una cosa, e questo ci riattacchiamo, se non ricordo male, ad Andreone, un giacchetto in particolare che lui tirò fuori da Esatto, vado a Zuglior e premere figura, questo. bravo, perché quello, anche se diciamo ce l'hai preso te, per me è un ricordo incredibile. Questo è, ma soprattutto perché io mi ricordo la scena, sembra messa Mettilo lì. più vicino alla telecamera, Andre, così si vede il dettaglio del camo. Si vede? Si vede, sì, Jen chiedeva il dettaglio. Allora, aspetta, faccio vedere dentro. Questa è la collaborazione tra Zoo New York. York e Futura. E la Sì, cosa il bella è futuro. che questo, cioè, io avevo preso un po' di cose, poi mi sono girato, l'ho visto che spuntava, sembrava Christian De Sica. Ma butta sta merda! E già questo, ho buttato tutto per terra l'altra roba e ho preso questo super giacchetto. Allora, al volo. Salutiamo Luca Quattrone, Ivan, Alan. Ciao ragazzi. Poi ci vediamo nei prossimi appuntamenti. Mi ricordo di quel giorno da Paul's Boutique che siamo impazziti tutti quanti, di un membro di cui non faremo nomi, che è Claudio Bruni, che stette comodamente seduto per 2 ore Sì, e tipo se pre. stava a fare le unghie aspettava che le scarpe uscissero fuori. Sì, Esattamente, questo. e se ne uscì fuori con due o tre acchiappi, niente male, tra cui una ZX 9000 per Patta Sample che trovai io, che mi levò dalle mani, e Sì, mi adesso ricordo pure in maniera molto brutale, sì, poi poi stavo in fermata. ce la mostrerà nelle prossime Esatto. dirette. E qui no, quello che volevo dire. Come avevo anticipato prima, il bel periodo dei negozi romani,
voglio salutare Paris, voglio salutare 40 gradi perché i street, perché sono stati negozi fighi dove si respirava quest'aria. Io con il mio grandissimo amico e testimone di nozze Valerio Pacetti, che saluto, i pomeriggi prima di andarsi a prendere l'aperitivo a Fine Frizioni, tappa fissa 40 gradi, prosecchino, partitina, e vedevi della roba assurda. A parte che loro ci avevano avuto i primi Evisu, i primi jeans Reneboard, beh, ci hanno avuto tutto. E lui mi ha regalato, questa la comprò, se l'è messa pochissimo, Dunk Laser One Piece per il nostro Fashion Kitchen. Qui puoi vedere la cappa. E Stupenda. questa è un'altra bomba a cui io sono legato, come sono legato a lui, eppure questa non la darei mai via. Come ti citavo al volo i negozi, voglio raccontarti al volo, se c'ho tempo, delle Vai, storie. vai. Tranquillo. Allora, delle storie legate allo streetwear e legate alle persone. Allora, cosa succede? Conoscendo i brand giapponesi, stando in fissa, mi è capitato di conoscere persone che saluto, Marco Di Lullo, che al Circolo degli Artisti avevano queste magliette esposte a 12 euro. Le apro, tanto poi le metto a posto. Bape in Italy. Bellissima. Questa Bellissima Bape in Italy, la lavano sotto vuoto, ti ricordi che la dovevi sottovuoto, mettere? Slam Jam, etichetta Neighborhood per Fragment, perché adesso Tira più su, Andre, bravo così. Perfetto. lo sai che c'è, che adesso quando pensi Fragment, Neighborhood, WTAPS, tutta sta roba giapponese che ci piace a noi, dici vabbè, ma alla fine è una cassa da trovare. Prima non era così. Allora, la cosa bella, che sempre con Marco Di Lullo vado a un altro mercatino e lui c'ha una box logo Supreme, 20 euro, io la prendo, ma a me de Supreme bene o male non me ne è mai fregato un cazzo. Allora cosa faccio? Scambio la box logo di Supreme con delle magliette. Saluto Jay, mentite spese, original fake, bellissima. Stussy Undefeated Real Medetic, questa fu fatta soltanto per gli Undefeated Store in Giappone, per l'uscita della New Balance con i tre brand, questi qua, che si chiamava dei tre Hardway. Quindi era per dirti che prima, cioè, scambiavi le cose e non te ne fregava niente, ed era bello e sembrava veramente molto facile. Prima di tornare a ste bombe, voglio raccontare un aneddoto al volo. Grande maglietta, come ho detto a Stupenda. Jasmine. Come ho detto a Jasmine di Black Rainbow, periodo questo qua stavo in fissa col French Touch e questo tipo di moda, quindi six pack April 77. Questa è una maglietta di Somi, artista francese, che sono andato alla mostra, l'ho comprato tutto quanto, ho la possibilità di farmela autografare, me la faccio autografare. Poi faccio pure l'autografo dei Somi. Poi cosa succede? Sono in diretta telefonica con Vito al telefono. Faccio: mamma, ma la maglietta quella bianca dov'è? L'ho lavata. Io vado fuori di testa perché si cancella. La cosa divertente è che poi, grazie a voi di Ginnica, riesco a ribeccare Somi all'evento. Gli racconto l'aneddoto, lui impazzisce e mi scrive questo dietro. Si Non vede? so mi BCP, Pedro. BCP, scusa, riesco a beccare BCP, gli racconto l'aneddoto, lui. E questa per me
la storia, veramente la storia dello street. Andrea, scusa un attimo, ti blocco perché ovviamente Pedro Winter, BCP, che anche lui è un altro dei personaggi che abbiamo nel cuore, mi fece questo regalo, ossia nel 2008 la nostra amica di Claudia, di Elettrica, la di Mullet, glielo fece firmare ad una serata il box con l'Air Force One. Che goduria. Ho goduto tantissimo, ma la cosa più bella è che lui scrisse l'autografo con l'anno, e nel 2015, quando l'abbiamo riportato per All Gone insieme a Michael, scrisse nuovamente sullo stesso box la dedica: Still alive, ancora sopravvissuti, ancora viviamo. Era il 2015, e nel 2013, in framezzo, feci firmare anche la Livestrong. Yeah. Sono belle queste cose. Questa è bellissima, è uno dei ricordi che porterò per sempre con me. A me queste sono le cose che mi tengono in vita, e adesso ti faccio vedere, come hai detto tu, voglio fare la citazione. Marcella, come ti chiami? Scusa, o te faccio male? Ci sta Valerio in diretta, anche il Guenci. Allora, grande Stefano Di Paris. Stefano Di Paris, adoro, ci fu tutta la grande leggenda che lui c'aveva, questa molto divertente, c'aveva queste bisbime che vendeva ad un prezzo buono, all'improvviso ha smesso di venderle e dalla vetrina si vedevano le scatole. Allora tutti si chiedevano: oh, ma queste scatole, le bisbime, ce le fa vedere? E lui nascondeva questo segreto come se gli avessimo chiesto: ma Manuel Orlandi c'entra lo Yor e Renato De Disse. Lui per sfuggire a questo, infatti è bellissima la cosa di Andrea De Luca, che pure lui quando gli ha trovato la camicia di Stussi. E quindi secondo me di tutta sta roba è bello, perché confrontiamo e ci ritroviamo situazioni simili però con approcci diversi. Lui con Stussi, lui mi tira fuori questo, non so da dove, da uno Stargate. E anche qui stavo con Vito Castellano, che ha condiviso tanti dei miei acquisti e ha visto, vabbè, questo è già pacchetto indossato a un concerto tipo questo da Justin Timberlake, vabbè, una roba mastermind totale. O Justin Bieber. E sempre da lui, sempre da Stefano, una maglietta a cui tengo particolarmente. Questo è Base Control Mastermind per Fragment. Non so se si vede il logo dietro. Sì, beh, tono su tono si vede poco, però si capisce assolutamente. Ok, e adesso voglio iniziare al volo con il Sor Maestro, perché come mi hai detto tu, del maestro ne sono innamorato. Del maestro c'ho tanto, però vabbè, le cose più belle, vabbè, a parte le ultime cose nuove, Parking Ginza, il suo negozio Parking Ginza, De Pula Yoama, bellissimo il progetto De Pula, De Pula e pure De Parking è bellissimo. E qui ancora cito il grandissimo Vito Castellano, che mi ha dato la dritta per la maglietta della vita, che è questa. Allora, come tutti sanno, tira su, Andre, tira un po' più su, perfetto. Come tutti sanno, Nowhere è il capostipite di tutto, il negozio di Giuntacascia e Nigo, che ci aveva messo i soldi però il maestro, quindi è praticamente il negozio del maestro. Quindi è un negozio che ha fatto partire tutta sta roba, la Storgi, bla bla bla, prima. Vabbè, senza che se no dovremmo stare 2 ore. Questa è la. Ogni anno facevano uscire una maglietta. Questa è la maglietta del quarto anniversario di Nowhere,
fatta dal maestro. Come puoi vedere sotto si vedono i brand, c'è Good Enough, c'è MM che è una società di, che fa forniture dei mobili, poi c'è sta Undercover e poi si vede EC, che cos'è? EC è Electric Cottage, è il brand del maestro, pre-fragment design, quindi è, questa è la storia dello streetwear, lo dico senza falsa modestia, questa è la storia dello streetwear. C'è Cristiano Galassetti che ci dice che ce l'ha anche lui, quindi grande, grande Cristiano. Storia sempre legata al fatto scambio le magliette, tu mette questo, tu mette questo, io scambio un'altra maglietta con OJ e lui mi dà questa fatta fotografare da Staple, so se si vede, perché questa è la maglietta collaborazione Staple per Fragment per il 10° anniversario di Staple Design, quindi Jeff e il maestro sono molto molto legati, sì, sono super amici e quindi qui si vede, vedi il logo del 10, bellissima. Poi del maestro vado veloce, ovviamente del maestro non possono mancare i Levi's Phenom presi in Giappone, vabbè, pure questo aneddoto, io entro alla Levi's e praticamente che succede? Li vedo, il commesso mi dice Phenom, io tutto mi gonfio il petto, lo so, e lui gli dico la taglia, lui intanto che li va a prendere, io non ci capisco più niente, vado fuori di testa, ma abbasso i pantaloni prima di entrare al camerino. Vabbè, non ci stavo a capire niente. Sempre in Giappone ho preso sempre Levi's Phenom, questi sono i roll up crooped, sono 3/4, sono più corti, e perché più corti? Perché in quel periodo della moda delle fixed bike, quindi tutti in bici, pantalone più corto, altrimenti si sporcava con la catena. Poi vabbè, dal Giappone, questo ci tengo a farlo vedere, è un Levi's per Atmos, collaborazione assurda, doppio stitching, due colori, un rosa e verde, bellissimo, veramente bello. A Roma in 3 tranche di rate, forse sono stato l'unico a prenderlo, è Uniform Experiment per Carhartt, bellissimo. A Roma una certa persona l'ha venduto solo a me. Beh, io presi quello, questo era quello pulito, senza schizzi di vernice. Sì. Io presi invece quello schizzato. Lo schizzo. È stato un bel periodo pure quello, bello, ti faccio vedere sta felpa, questa, se ben ti ricordi, questa è Bape con la college Kruneck con gli occhietti Swarovski. Questa sei tu che me l'hai fatta prendere, perché H-Street era il periodo che dava via tutto, però l'aneddoto era che tu dovevi sapere la parola d'ordine, tu mi hai detto vai là e dici mi manda Andreone, io da loro ci andavo perché bravo, sono andato là, vedevo, dicevo io sta roba non la trovo, gli faccio guarda so che c'è le visvi, ma altra roba, ha fatto no io non c'ho niente, allora tipo mafia gli ho dovuto di mi manda Andreone, fa ah ok scendi giù, e come avete raccontato con Andrea De Luca sotto c'è stava il panico e sta felpa era veramente ciò che volevo. Me manda Puccio, esatto, ti faccio vedere altri due denim al volo che sto in fissa, Levi's per Damianista, mi piace tantissimo lui. Senti, ma questo è cimosato di Levi's? No, questo no, però mi piaceva la super collabo, da tanti dettagli teschi, poi è, vediamo se ve lo riesco a far vedere, è firmato ed è limitato, vabbè, queste sono le mie le due foglie, avvicinano un po' di più, Andre, sono le mie aspetta, si vede?
Sì, meglio, le mie frociate. Ultimo denim che te faccio vedere, periodo, torniamo un attimo indietro, il periodo Silas, che i giapponesi stanno in fissa, anzi, ci cioè, sono andato in Giappone, vanno fuori di testa per Silas e Maria, e Slam City Skate, era il periodo bellissimo, c'è cioè un fit assurdo, stretto sulla vita, un po' palloncino sulle gambe e poi si stringe alla fine, bellissimo. Veramente è un pantalone che ci tengo tanto e ha visto tanti locali. L'ultima cosa che ti volevo far vedere, ringrazio e saluto il grandissimo Luciano Carbone, un altro Grande esempio, Luciano. grande Luciano, un altro esempio di quel bello streetwear che vivo. Siamo andati a casa sua, lui aveva delle bombe assurde, da lui. Grande Visvim Serra, a cui ci tengo, e, maglietta Neighborhood, quindicesimo anniversario per Bounty Hunter. Lo so, queste magari non le capisce nessuno, ma sono le mie giapponesate. Tirala su che non si vede la scritta Bounty Hunter. Che anche Bounty Hunter, altro personaggio storico di Ura Rajuku, Hikaru, grandissimo. Assolutamente. E poi Bape, ventesimo anniversario per Lavelle, questa è speciale per Zozo Town, quella nera. Bello, devo vedere. Quindi il Le rivedremo la prossima. Finale, tutta la storia d'amore che la sviolinata che ti ho fatto non è andata in onda, però ci tenevo a ringraziarti come amico, ti voglio bene come un fratello. Anch'io, È anch'io. stato un immenso piacere averti qui, spero pure per tutti i ragazzi che ci hanno seguito. Abbiamo visto un botto di roba bellissima e ti prometto che faremo un'altra diretta perché, come per gli altri ragazzi, pure la roba è talmente tanta che abbiamo bisogno di questo nella vita. Io avevo fatto una premessa importante, non una premessa, scusate, una massima importante, ossia in questo periodo di reclusione, chiamiamolo così, è fondamentale che ogni giorno ognuno di noi si dia degli stimoli. Parliamo di cose per noi care, ma fondamentalmente non fondamentali per la vita. Però ogni mattina, il pomeriggio è importante vestirsi, mettersi addosso quello che ci fa stare bene. Perché? Perché è importante per noi stessi in questo periodo avere quotidianamente qualche cosa da fare, che sia vestirsi bene, mettersi la maglietta, la scarpa, anche solo per andare a fare la spesa o dal fornaio, per fare la chiacchierata in diretta con noi o per una telefonata, una videochiamata. Quindi, ragazzi, questo è il mio consiglio. Mi sento di dire questo, Andre. E poi ultime due cose. Allora, i ragazzi di Drag Fashion Club hanno avuto un'iniziativa molto carina, ossia la scarpa più brutta che tirerete fuori nelle storie da qui a mezzogiorno di domani vincerà un premio che sono degli adesivi. Sì, ho fatto il discorso a Conte, Vito, c'hai ragione, però mi sentivo di dare questa massima. E domani fondamentale è puntata con Luca Quattrone di Double Clutch Verona. Quindi seguiteci alle 5 e non alle 7. Parleremo di una questione molto importante che sono le dinamiche commerciali e come vengono affrontate e verranno affrontate nel prossimo periodo dai negozianti. Quindi Andrea, io ti ringrazio. Scusa se ti ho disturbato Grazie per questo finale, ma era a te. Ah sì, top. tanto stavo sci. Stai andando fuori, eh? Sì. Che c'avevi stasera in programma? Ma mezza cenetta, aperitivo, solite cazzatine. Ah, bene, benissimo, benissimo. Dai un bacio a Federica da parte mia A e ci voglia, a voglia. vediamo domani in diretta, allora. Grazie, Perfetto, un bacio, dai. ciao, ciao a tutti Ciao. ragazzi.